Allora, quindi vado a inchiostrare, sempre tra virgolette perché non è un inchiostro, la farfalla, che è quella che ho la parte che ho lasciato fuori dalla timbrata precedente, con un altro colore. E se questa cosa io l'avessi fatta con un timbro clear, mi avrebbe facilitato adesso il riallineamento. Quindi per le prime volte magari voi fatelo con un timbro trasparente che vi aiuta. Adesso io cerco di riallineare al meglio, più o meno. Ok. Non garantisco la precisione adesso, perché essendo un timbro tradizionale in legno non vedo dove sto timbrando. Più o meno ci dovremmo essere, però sì, ci siamo, ammazza, ecco qua. Ok, lo vedete? Quindi questo con l'acrilico è la possibilità, questa è la possibilità che voi avete di decorarvi la stoffa con i timbri. Ok? Allora, io spero di non avervi annoiato, di avervi svelato un po' di trucchetti simpatici per utilizzare al meglio i nostri timbri. E nelle info box vi metteremo tutti i riferimenti sia del nostro negozio per contattarci, sia metteremo l'elenco dei materiali che abbiamo utilizzato in questa demo. Così potete avere qualche riferimento in più. Se avete bisogno di materiali, ci contattate ai recapiti che vi indicheremo. Se volete maggiori info, anche ci chiamate tranquillamente. Noi facciamo il lunedì dalle 15:30 alle 19:30, dal martedì al sabato continuato dalle 10 alle 19:30. Non siamo aperti in questo periodo al pubblico, come voi ben sapete, per questa emergenza sanitaria, ma abbiamo la possibilità di fare consegne a domicilio, per cui su Roma gratuitamente. E veniamo noi, voi ci fate sapere al momento dell'ordine cosa desiderate, come volete pagare, con bancomat, carta di credito non è un problema perché noi ci portiamo dietro il POS, oppure in contanti se avete bisogno di resto. Tutte le informazioni datecele al momento dell'ordine. Noi arriviamo in sicurezza, per cui mascherina, guanti, e vi riportiamo sulla soglia di casa, quindi non ci sono assolutamente problemi. Oggi, per esempio, siamo tra poco in zona, siamo in zona Monteverde. Per cui noi arriviamo ovunque, però nel particolare se voi avete bisogno e qualcuno è in questa zona, tenete conto che noi ci siamo. Ok? Quindi timbri normali in gomma tradizionali, timbri clear, come si inchiostra. La differenza tra un inchiostro all'acqua o un inchiostro permanente, le polverine da embossing, come si utilizzano, la differenza tra i vari tipi, come si può timbrare sulla stoffa con gli acrilici e come si può colorare con le tecniche acquerellate un timbro facilmente. Questi sono i vari campioni che abbiamo fatto all'inizio. Eccoci qua. Allora, per oggi è tutto. Grazie. Fateci sapere se vi è piaciuto. Mettete tanti like. Grazie a chi si sta iscrivendo al canale. Passate parola, fateci crescere. E vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao ciao!